E proprio in occasione di questa giornata l'Aspen Institute e la Fondazione Bracco hanno promosso un forum e presentato borse di studio ed un manifesto per l'inclusione. In occasione del Giorno Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, l'Aspen Institute e Fondazione Bracco hanno promosso un forum sull'empowerment femminile nella cornice araba dell'Expo di Dubai. Nel mondo arabo la percentuale di donne impegnate nelle materie STEM è del 70%. Chiediamoci piuttosto, cosa sta facendo di buono il mondo arabo nell'educazione delle donne che possa essere di ispirazione per l'Occidente? L'Aspen si è impegnata nel colmare il divario per l'accesso delle donne alle materie STEM. Abbiamo deciso di finanziare 10 nuove borse di studio che permetteranno a una serie di ragazze del sud d'Italia di iscriversi e di sostenere i corsi di studio in una delle più prestigiose 7 università italiane. Abbiamo anche una borsa internazionale, c'è un programma specifico di UNESCO nei paesi meno avanzati da un punto di vista tecnologico, quindi noi finanzieremo la possibilità che una di queste donne, che già lavora in questo campo, possa continuare il suo lavoro in questo campo. La Fondazione Bracco ha sviluppato Mind the STEM Gap, un manifesto che ha lo scopo di superare le disparità di genere nelle discipline STEM, promuovere un'educazione più inclusiva e rimuovere stereotipi e pregiudizi, ha raccontato il direttore generale Gaela Bernini. E anche il governo ha sottolineato il proprio impegno. Intendiamo cambiare i curricula introducendo le materie scientifiche, la matematica fin dai primi anni di vita, formazione degli insegnanti per un insegnamento che possa superare gli stereotipi e quegli unconscious bias che hanno impedito negli anni alle ragazze di accedere alle materie scientifiche. L'educazione è una leva essenziale per l'empowerment femminile, ha sottolineato in un messaggio di Anna Bracco, elogiando gli organizzatori di Expo per aver dedicato alle donne un padiglione ad hoc. Dal forum è emerso che l'Expo è stata un'opportunità per un cambiamento nei sistemi di istruzione a livello globale, incentivando le donne e soprattutto le ragazze ad accedere a quelle discipline che sono considerate storicamente di dominio maschile. Damiano Crognali, Schetti G24, Dubai.